oggi la moneta nasce di proprietà della banca che la emette prestandola ai cittadini. Noi vogliamo che nasca di proprietà dei cittadini e che sia accreditata ad ognuno come reddito di cittadinanza. Amici telespettatori, vi saluto molto cordialmente e mi fa piacere così prendere l'occasione questa sera di parlare un po' del problema dell'euro. Ormai per l'eliminazione della lira dalla circolazione manca un anno meno un giorno, esattamente 364 giorni, perché il 28 febbraio del 2002 la lira sarà messa fuori circolazione, cesserà la doppia circolazione della lira. Ovviamente di fronte a questa previsione noi ci siamo preoccupati di fare un documento che abbiamo studiato e abbiamo preparato nella sede del Centro Celestiniano dell'Aquila, dove io sono il direttore del corso sui valori monetari, e abbiamo preparato un documento di cui questa sera vi voglio dare lettura anche per illustrare le linee essenziali che noi sosterremo in occasione della settimana contro l'usura. La settimana della contro l'usura andrà dal 13 al 20 maggio. Sono 8 giorni che noi dedicheremo in modo particolare al problema della grande usura. E il titolo del documento che noi abbiamo preparato è il seguente. Il titolo è Messaggio ai popoli europei. Eliminare i debiti o i popoli? L'euro di chi è? Ora, sono due domande importantissime. Eliminare i debiti o i popoli? Qua dobbiamo chiarirlo, perché i popoli del terzo mondo, prima di essere dilaniati dalla fame, sono dilaniati dal debito. 50 milioni di uomini muoiono di fame ogni anno, non per mancanza di derrate alimentari, ma del denaro per comprarle, come provato dalla distruzione abituale delle eccedenze di prodotti agricoli che vengono bruciati. Poiché il denaro in circolazione è emesso a costo nullo dalle banche centrali, solo prestandolo, balza evidente che i vuoti monetari sono arbitrariamente pianificati dalla parsimonia feroce dei grandi usurai che dominano il sistema monetario. Solo su queste premesse ci si spiega perché l'Europa con l'avvento dell'euro rischia di far parte del terzo mondo. Se la Banca Centrale Europea emetterà moneta prestandola, come hanno fatto e fanno sin dalla fondazione della Banca d'Inghilterra tutte le banche centrali, i popoli europei saranno tutti destinati a essere colonie monetarie dell'impero usurocratico, tanto più perché a norma dell'articolo 117 e seguenti del Trattato di Maastricht si sono convenzionalmente impegnati a non manifestare obiezioni, proposte o desideri. Nel silenzio del Trattato sulla proprietà dell'euro, la Banca Centrale ha il potere di scelta tra servire o servirsi dei popoli europei. Se li vuole servire, deve stampare e accreditare. Se se ne vuole servire, deve stampare e prestare. Poiché questa seconda ipotesi è la regola costante per tutte le banche centrali del mondo, è ovvio che non potrà cambiare senza una esplicita previsione normativa, cioè con una nuova legge. Allora, se i popoli europei vogliono evitare la drammatica tempesta della moneta debito preconizzata da Alan Greenspan, presidente della Federal Reserve Bank, che è in grado di prevederla perché è in grado di causarla, devono consensualmente programmare l'integrazione del trattato per colmare una lacuna normativa inammissibile e intollerabile, perché nessuna norma dice di chi è la proprietà dell'euro. L'euro va esplicitamente dichiarato di proprietà dei popoli europei, con una norma integrativa pienamente legittima, perché non contraddice con nessuna norma del trattato vigente, ciò in applicazione dell'ovvio principio
per cui piuttosto che elemosinare la remissione di debiti non dovuti è molto più conveniente prevenirne l'instaurazione e non accettarli. Poiché questa proposta è perfettamente coincidente con il messaggio del Papa sulla estinzione dei debiti del Terzo Mondo, è un'ottima occasione per avere la prova che il governatore della Banca d'Italia è un vero cattolico, quale dice di essere. Perché il Papa ha detto che i popoli del Terzo Mondo vanno liberati dai debiti. Ora noi abbiamo dimostrato, per quello che adesso abbiamo detto, che rischia l'Europa di precipitare nella dimensione dei popoli del Terzo Mondo se deve indebitarsi verso la banca centrale per tutto l'euro che viene messo in gli euro che sono messi in circolazione. E perché mai ci dovremmo indebitare infatti verso la banca centrale europea per un valore pari a tutto il denaro che vorrà mettere in circolazione? Qual è il corrispettivo di questo debito immane ed arbitrariamente imposto dal falso creditore a falsi debitori? La risposta scandalosamente inconfutabile è: unico corrispettivo è il nulla. In altri termini, se io compro un'automobile e devo pagare a rate, io mi indebito, firmo delle cambiali, ma in cambio ho l'automobile. Bene, i popoli europei si dovrebbero indebitare verso la Banca Centrale Europea per gli euro che saranno messi in circolazione avendo in corrispettivo il nulla. Ecco perché precipiterà certamente nella dimensione morale del Terzo Mondo. Tengo a precisare morale, perché è ben vero che la Banca Centrale può allargare o stringere i cordoni della borsa, può allargare o stringere il nodo scorsoio che ha messo al collo di tutti i popoli europei. Però il fatto stesso di avere messo in mano la cima di questo cappio nelle mani del governatore della Banca Centrale Europea è un affronto alle libertà giuridiche fondamentali dei popoli europei. Ecco perché noi non li possiamo accettare, e in questo siamo totalmente d'accordo con il Magistero della Chiesa, la quale ha detto i popoli del Terzo Mondo devono essere liberati dei debiti. Noi soggiungiamo: quei popoli sono del Terzo Mondo perché si sono indebitati senza corrispettivo, come dovremmo fare noi nei confronti della Banca Centrale Europea. Si impone quindi con la massima urgenza che il governatore Fazio proponga ai governi e ai governatori degli Stati europei la norma integrativa ed interpretativa del Trattato di Maastricht che concepisca l'euro proprietà e non debito del portatore. Il cittadino deve essere il proprietario dell'euro. Noi vogliamo sottolineare quella raccomandazione di Pound, il quale diceva: il miglior posto per conservare i soldi sono le brache del popolo. Quando io ho messo in tasca ogni cittadino la quantità di euro che gli spetta, e allora io ho realizzato una libertà sostanziale e non più l'elemosina per il debito non dovuto come avviene per i popoli del Terzo Mondo. È gran tempo ormai che si acquisti la consapevolezza che il valore della moneta all'atto dell'emissione è creato da chi l'accetta. Ecco perché tutti possono prestare denaro tranne chi lo emette, perché se è vero che chi crea della moneta è chi l'accetta, portiamo e ricordiamo il famoso esempio dell'isola deserta. Quando già l'isola è deserta, il governatore stampa denaro e non serve a nulla, perché manca la gente, il valore non nasce. Quindi è la gente che crea il valore. Allora tu questi soldi li devi accreditare, non prestare. Quindi chi stampa e presta, come abbiamo dimostrato, truffa, perché espropria e indebita la collettività del denaro della collettività. Qui va rispettato il principio del rispetto dei diritti fondamentali, e qua si violano i diritti fondamentali quando si realizza la truffa dell'emissione monetaria. Potrebbe altrimenti, se questo nostro messaggio non viene recepito, potrebbe altrimenti riproporsi per i popoli l'alternativa tra la sopravvivenza dei popoli e quella dei debiti. Nascerebbe così ineluttabilmente, come nella Vandea, il diritto alla rivoluzione. Ho voluto dare lettura di questo documento, che sarà tradotto
nelle lingue europee e trasmesso per internet, perché noi, come sindacato antiusura, noi vogliamo prima di tutto affrontare il grande tema della trave, prima che della pagliuzza che sta nell'occhio, è la trave che ci interessa. La trave è la grande usura. La grande usura è il presupposto della piccola usura. Se noi pretendiamo di andare a curare una malattia, noi non ci dobbiamo preoccupare solamente del dettaglio. Il dettaglio sì, è anche rispettabile, è anche condividibile, però il discorso adesso ci vuole un discorso forte, un discorso grande. Ecco perché noi abbiamo programmato la settimana contro l'usura. E qui io voglio esplicitamente ringraziare il Vescovo Molinari dell'Aquila, che l'anno scorso ha inaugurato col 20 maggio, la festa di San Bernardino, la prima giornata contro l'usura fatta dalla Chiesa di Roma. La Chiesa di Roma è stata sempre contro l'usura, però adesso alla vigilia dell'avvento dell'euro noi chiediamo ai cattolici di impegnarsi in modo particolare, prima di tutto sul piano culturale. Noi dobbiamo cominciare a capire che se noi andiamo a indebitarci dell'euro verso la banca centrale, un governatore della banca centrale diventa il nostro padrone. Badate, qua non è più la sovranità politica, no? La sovranità politica presuppone un prestigio morale, un limite etico-giuridico. Qua no, qua i popoli sono trattati come bestiame d'allevamento, perché sono privati non solo della proprietà della moneta, ma sono esposti al rischio di vedersi prosciugare il mercato dalla moneta, o viceversa avere abbondanza di liquidità a seconda delle arbitrarie scelte fatte dal governatore della Banca Centrale Europea. Naturalmente, di fronte a questi fenomeni, il discorso è da studiare con una certa attenzione. E allora noi abbiamo pensato di collegare due date. La prima data è il 13 maggio, che è la festa della Madonna di Fatima. Alla Madonna di Fatima è stata fatta la supplica contro la grande usura. Questa supplica contro la grande usura è nata nella chiesetta della Madonna di Fatima, che sta al Brecciaro, nel comune di Sant'Eusanio del Sangro. E allora che cosa proponiamo? Noi proponiamo di fare in questa settimana una manifestazione che nasce da questo messaggio della Madonna di Fatima, ma noi vogliamo raccogliere le firme, la gente deve venire a sottoscrivere la nostra proposta perché l'euro sia dichiarato all'atto dell'emissione di proprietà del portatore, non di proprietà della banca centrale. Questa affermazione è importantissima perché mette il caso che noi proponiamo, la moneta proprietà del portatore, come se fosse la pepita d'oro. La pepita d'oro è la proprietà del portatore. Io oggi, quando invece ti do 1.000 lire, ti do anche un debito di 1.000 lire, perché quella moneta è stata emessa dalla banca centrale prestandola, quindi circola un debito insieme alla moneta e nessuno se ne accorge. Uno ne acquista la consapevolezza quando deve pagare le tasse o gli interessi bancari. Naturalmente questi fenomeni sono da sostenere in modo clamoroso, per cui noi, partendo dalla chiesa della Madonna di Fatima al Brecciaro, vogliamo fare una manifestazione che è un po' come la fiaccola delle Olimpiadi. In ogni centro vogliamo parlare per la proprietà popolare della moneta, per l'integrazione del trattato di Maastricht. Cioè, il trattato di Maastricht ha un vuoto normativo, perché nessuna norma dice di che è la proprietà dell'euro. Quindi, se noi colmiamo questo vuoto, dire che la moneta è proprietà dei popoli europei non è in contraddizione con nessuna norma del trattato. Ecco la ragione per cui anche la Banca d'Italia può rendersi promotrice di una integrazione del trattato di Maastricht nel senso che noi abbiamo proposto. È tanto più opportuno questo per il governatore della Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia fra un anno assisterà al proprio funerale, perché non ci sarà più
come titolare della sovranità monetaria tradizionale. Quindi a un certo punto noi saremo non solo espropriati e indebitati dei soldi nostri, ma da un'autorità che sta più lontana da noi. Perché bene o male la Banca d'Italia in qualche modo poteva essere sollecitata, poteva recepire delle critiche, cosa che la Banca Centrale Europea non ammette, è il divieto assoluto, non si può fare né richieste né critiche né obiezioni né sollecitare delle iniziative di politica monetaria, perché il trattato di Maastricht lo vieta. Questo vuol dire che è stato istituzionalizzato il principio che l'Europa è una colonia dell'imperialismo della grande usura, e questo imperialismo della grande usura è nata in Inghilterra con la banca insieme, con la banca d'Inghilterra insieme alla sterlina. E quello che ha caratterizzato il Commonwealth, il concetto di colonia, è una subordinazione monetaria del debito che non ha niente a che vedere con la subordinazione tipica della provincia dell'impero romano. Nell'impero romano non esisteva il problema del debito, perché il portatore della moneta d'oro era il proprietario della moneta. Il rapporto tra il cittadino e lo Stato era un rapporto pienamente dignitoso e decoroso. Per il prelievo fiscale era un atto di scambio tra il cittadino e lo Stato. Io ti do i miei soldi e lo Stato mi dà funzioni e servizi. Qui invece la banca centrale può chiedere restituzione teoricamente anche il 100% del denaro in circolazione. Quindi è in grado di causare quelle tempeste monetarie di cui parla Alan Greenspan. Quando Alan Greenspan usa la tempesta monetaria, sempre la tempesta è un fatto sovrumano, perché dal cielo può venire il tempo buono o la pioggia o la tempesta, ma l'uomo non può controllare il tempo meteorologico, mentre i banchieri possono controllare il tempo monetario e possono creare o tempesta o pace come vogliono. Ora noi non possiamo più tollerare di essere trattati come bestiame d'allevamento, anzi a un livello al di sotto di quello del bestiame, perché la bestia non ha la proprietà ma nemmeno il debito. Qua con la moneta debito, come è avvenuto per i popoli del terzo mondo, sono stati espropriati e indebitati, tanto che 50 milioni di uomini muoiono di fame ogni anno, non per mancanza di roba da mangiare, ma per mancanza di denaro per comprarla. Io non posso comprare i cibi perché mi mancano i soldi. E siccome quando la moneta era d'oro, la rarità dell'oro era rigida, era quello che era. Oggi l'oro non c'è più, nemmeno come riserva con la fine degli accordi di Bretton Woods, anche se oggi è stata rimessa per i popoli europei una parte di riserva con l'oro. Comunque la quantità di moneta è producibile in quantitativi arbitrari decisi dai vertici delle banche centrali. E allora quando il governatore della banca centrale si mette a dire che deve combattere l'inflazione, quindi pretende di giustificare i 50 milioni di morti, i quali non possono mangiare non perché manca il pane, ma perché manca il denaro per comprarlo. E questo è provato anche dal fatto che ogni anno si bruciano, si distruggono le eccedenze di produzione dei prodotti agricoli. Noi queste cose non le possiamo più tollerare. È inutile che qua ci si viene a parlare dei diritti dell'uomo e di tutte queste belle cose, queste sono balle. Noi dobbiamo a un certo punto capire che la prima dignità che noi dobbiamo rivendicare all'uomo è la dignità giuridica del diritto di pretendere, non più l'elemosina, perché l'elemosina è oggi amministrata dall'usuraio, e l'usuraio in nome della difesa dell'inflazione usa la regola della parsimonia feroce. Questa parsimonia feroce crea i popoli del terzo mondo che sono logorati prima e dilaniati prima che dalla fame, dal debito, cioè dalla rarefazione esasperata della moneta. Naturalmente queste sono battute che ormai non sono più delle astratte considerazioni utopistiche. Noi abbiamo detto, quando abbiamo messo in circolazione i SIMEC, abbiamo detto il SIMEC è l'unica moneta al mondo proprietà del portatore e senza riserva. Perché?
perché tutti i teorici della moneta sono andati alla ricerca del valore della moneta fuori della moneta, quindi per esempio nella riserva. Ma noi sappiamo che questo non è vero, tant'è vero che è valida la nostra tesi che dell'inutilità della riserva, che finita la riserva, abolita la riserva con la fine degli accordi Bretton Woods, il dollaro avrebbe dovuto essere completamente cancellato dai mercati mondiali, per una ragione molto semplice, perché era venuta meno la riserva per cui l'America si era impegnata a conservare, a emettere quantità di dollari in rapporto alla riserva d'oro, ogni oncia d'oro 35 dollari. In base a questo rapporto l'America poteva mettere in circolazione 10.000 milioni di dollari, mentre al 15 agosto del 71, alla fine degli accordi di Bretton Woods, erano in circolazione 80.000 milioni di dollari, quindi per 70.000 milioni di dollari l'America ha emesso assegni a vuoto. Solo per questo l'America avrebbe dovuto essere cancellata, il dollaro avrebbe dovuto essere cancellato da tutti i mercati europei, mentre ha seguitato non solo a esistere, ma si è sostituito all'oro come moneta base del sistema monetario mondiale. Ecco la necessità di creare una moneta alternativa, una moneta di emergenza che è il CIMEC. Che cos'è il CIMEC? È una moneta convenzionale. Siccome abbiamo dimostrato che la riserva non serve, noi creiamo per convenzione valore indotto. Tengo a precisare valore indotto, e questo valore indotto non ha niente a che vedere con il presunto valore creditizio che oggi viene ancora ribadito da tutto il sistema bancario europeo in modo particolare. Noi dobbiamo cominciare a capire che noi possiamo creare il valore della moneta per il solo fatto che ci mettiamo d'accordo che debba nascere. E naturalmente questo significa che la moneta va amministrata con saggezza, col senso della misura, perché la moneta deve essere rara, perché misura il valore dei beni economici, che sono tali perché rari, cioè limitati nella quantità rispetto all'entità dei bisogni. Ma questa rarità è una rarità che va dosata, per cui siccome il prezzo di mercato non è solamente l'indice del valore di un bene, ma anche l'indice del punto di saturazione del mercato, per cui il mercato è saturo quando il prezzo tende a coincidere col costo di produzione, noi dobbiamo andare avanti con la produzione fin tanto che questa coincidenza non si verifica, e solo allora ci possiamo fermare sia a produrre beni che a produrre moneta. Perché? Per una ragione molto semplice, perché quello è il momento in cui si dice il mercato non ha più bisogno di questi prodotti o di quantitativi di moneta, perché è saturo. Naturalmente il principio della saturità fa paura agli usurai, perché se si crea la pienezza del soddisfacimento dei bisogni monetari ed economici, distrutta la rarità, viene meno la possibilità di quella parsimonia feroce che caratterizza l'usura. Se mancasse questa parsimonia feroce, l'usuraio non potrebbe più sopravvivere. Perché senza lo stato di parsimonia e di rarefazione non avrebbe quel potere che invece lo ha portato al vertice della sovranità mondiale. Oggi, giustamente, come diceva Ezra Pound, il politico è diventato il cameriere dei banchieri. Il banchiere è diventato il vero vertice della sovranità politica mondiale. Questo si è verificato con l'avvento dello Stato costituzionale. Io ricordo che nelle precedenti lezioni noi abbiamo detto la cosa più importante che è avvenuta con la rivoluzione francese non è la Costituzione, è la banca centrale, perché con la banca centrale noi abbiamo avuto una usurpazione del potere politico sostanziale in danno dei vertici veri della sovranità e quindi l'interesse sostanziale dei popoli. Noi che cosa veniamo adesso a pretendere? Dico, uso la parola pretendere, perché è un nostro diritto inalienabile quello di essere i proprietari dei nostri soldi. I soldi devono nascere di proprietà dei cittadini e non di proprietà della banca. Siccome la banca quando emette presta, e prestare vuol dire avere la proprietà, si appropria della nostra moneta perché la emette prestandola, io questo non mi stancherò mai di sottolineare e di evidenziare questo aspetto.
Oramai questo lo possiamo bloccare sull'euro. L'euro può essere fermato su questa strada. Dire l'euro va bene, però di proprietà dei popoli europei. Allora, tutti i governatori delle banche centrali hanno interesse a rivendicare a favore dei popoli la proprietà della moneta. Tutti i governi, i ministri del tesoro hanno interesse a rivendicare a favore dei propri cittadini la proprietà della moneta. E se non lo fanno vuol dire che sono camerieri dei banchieri e via di mezzo non ce ne sono. Finalmente noi ci avviciniamo alla campagna elettorale. Cominciamo a porre i quesiti sostanziali. Qualunque sia il partito per il quale voi votate, domandate al candidato se è favorevole o contrario alla proprietà popolare della moneta. Se si dichiara contrario, non bisogna dargli il voto. Questo è il punto fondamentale. E non bisogna dare il voto neanche a quelli che prendono delle posizioni così di dubbio. Tanto il ragionamento nostro è talmente chiaro che non può non essere capito nel punto centrale. E noi abbiamo, io ricordiamo che abbiamo fatto presentare al Senato un disegno di legge con cui viene dichiarata la proprietà popolare della moneta. Cioè si dice chiaramente che all'atto di emissione la moneta deve essere dichiarata di proprietà dei cittadini italiani. Veramente questo principio adesso con l'euro lo dobbiamo proporre anche a livello di moneta europea. Ecco allora che questa nostra iniziativa sarà sorretta da una raccolta di firme. Questa raccolta di firme sarà prodotta in opportuno luogo e finalmente cominciamo a capire che se vogliamo fare iniziative serie noi dobbiamo dimostrare che l'interesse del popolo non può essere tradito in modo così spudorato e sfacciato come pretendono di fare i vertici della Banca Centrale. Io farò delle domande precise, noi abbiamo fatto la domanda precisa a Fazio. Fazio ha detto di essere cattolico. Che vuol dire essere cattolico? Rispettare il magistero della Chiesa. Che cosa ha detto il Papa come punto centrale? Estinguere i debiti del terzo mondo, perché ha capito che il terzo mondo è precipitato nell'angoscia della fame perché prima era stato intrappolato, era stato incastrato dalla tecnica dei grandi usurai, perché si era indebitato del suo denaro, di quel denaro di cui doveva essere proprietario, perché era lui stesso che ne creava il valore. E allora quando noi cominciamo a capire che questa truffa che è stata denunciata dal Papa è una truffa che si ripete con l'euro, se noi non affermiamo che l'euro va dichiarato di proprietà dei popoli europei, abbiamo un anno di tempo. Dico, un anno di tempo è tanto. E che cosa può succedere? Due ipotesi. O accettano il principio che l'euro sia accreditato pro quota a ogni popolo europeo, la parte che gli spetta in base al numero dei cittadini, in base alla produzione, alle esigenze di incremento produttivo. Questo è un discorso tecnico, ma il principio è che la proprietà deve essere dei popoli. Cominciamo col dire, questo è un principio su quale tutti dobbiamo essere d'accordo. Se questo principio non viene accolto, noi ci troviamo nella possibilità di usare una moneta alternativa che è il CIMEC. Certo, perché il CIMEC come moneta locale è proprietà del portatore. Ecco perché è come se fosse una pepita d'oro. Noi abbiamo emesso il CIMEC con lo spirito di povertà, in quanto sull'emissione noi abbiamo detto chi ci guadagna è chi l'accetta, non è chi lo emette, perché diventa di proprietà del portatore, cominciamo a dire un punto fermo. Poi noi possiamo discutere quanto si vuole, però su questo principio noi dobbiamo capire che dobbiamo creare una rivoluzione monetaria. Una rivoluzione secondo giustizia. È inutile che ci vengano a dire che esiste la Carta Costituzionale. Il secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione l'hanno letto tutti i governi, l'hanno letto tutti i governatori delle banche centrali, perché da quando è stata fatta la Costituzione sta lì. E che cosa dice? Accesso alla proprietà per tutti.
tutti i proprietari. È il mio stesso messaggio della dottrina sociale della Chiesa. Naturalmente, di fronte a questo fatto, due sole cose, e questo noi ci rivolgiamo ai vescovi, ci rivolgiamo ai parroci, ci rivolgiamo ai cardinali, ci rivolgiamo anche a Sua Santità, il quale per primo ha avuto il coraggio di mettere il dito sulla piaga quando ha detto rimettere i debiti ai popoli del terzo mondo. È stato un gesto di grande coraggio che ha avuto il Papa quando ha detto estinguere i debiti dei popoli del terzo mondo. E noi diciamo attuare la dottrina sociale della Chiesa, che è la conseguenza. Tutti i proprietari, che vuol dire tutti i proprietari? Dare a ognuno un diritto con contenuto economico. E allora o si usa la moneta o si usano beni reali come contenuto economico. Se si usa beni reali, noi abbiamo, come abbiamo detto, la impossibilità di fare tutti i proprietari, secondo Giusto. Pronto? Buonasera professore. Mi dica. Mi ha fatto molto piacere un momento fa che avete detto la moneta al popolo. Grazie. È la roba del popolo, è giusto, è del terzo mondo. Mi sa che in questa zona siamo veramente quasi nel terzo mondo per l'usuraio. Bravo. Ve lo dico con tutto il cuore, perché ho capitato troppo male e non so come devo fare per potermi sollevare, perché mi hanno tolto il vitto di un minimo stipendio dell'estero. Con un minimo stipendio dell'estero ci devo vivere io con tutto mio marito e due figli malati. Ho detto tutto. Vi ringrazio tanto, professore, che aprite le porte e gli occhi a tutto il mondo. Grazie. Grazie signora, perché vede, avere questo suo messaggio dà un grande conforto a noi, perché noi non possiamo tollerare che i nostri figli vivano nella scelta tra il suicidio e la disperazione. Nel nostro tempo noi abbiamo avuto che il suicidio da insolvenza è diventato una malattia sociale e non ha precedenti nella storia. Quindi è vero che noi non viviamo in regime di democrazia, ma di usurocrazia. E l'usurocrazia è fatta prima di tutto dal governatore della Banca Centrale. Ecco perché noi abbiamo denunciato Ciampi e Fazio per questo grave delitto che si fa contro tutta la collettività. Naturalmente qua non ci sono vie di mezzo, o io dico il vero o dico il falso. Se io dico il falso, io devo andare in galera per calunnia, ma se io dico il vero, deve andare in galera certa gente, perché vie di mezzo non ce ne sono. Io ho diritto di dire alle spalle che questi sono dei delinquenti, perché gliel'abbiamo detto in faccia, e più gridato di così dentro a un televisore pubblico, che cosa possiamo fare? Allora dobbiamo capire che noi dobbiamo difendere i nostri figli dall'aggressione della grande usura, e questo non è un fatto che riguarda il colore di un partito. Io a due persone sono particolarmente grato, e cioè a Nicola Cucullo, sindaco di Chieti, e Franco Caramanico, sindaco di Guardia Greve, i quali nel teatro Marrucino di Chieti sono venuti tutti e due, e su mio invito tutti e due sul podio del teatro si sono stretti la mano, un fascista e un comunista, si sono stretti la mano sul principio della proprietà popolare della moneta, perché qua dobbiamo cominciare a capire i punti centrali, e non dire che parliamo del dettaglio, qua non è più possibile girare attorno ai problemi. Allora si deve capire che cos'è stata la Vendée in Francia. La Vendée in Francia è stata una rivoluzione drammatica, è stato un genocidio, è stato un bagno di sangue. Perché? Ce lo dice Francesco Lemmi. Voi prendete la Treccani, voce Vendée. Quali sono le cause della Vendée? Tre. Il fisco lo mette al primo posto, l'usura al secondo e al terzo l'affronto ai valori religiosi. Che cos'è? Perché il fisco? Quando la moneta era d'oro, il rapporto tra cittadino, contribuente e Stato era un atto di scambio. Io ti do i miei soldi, tu mi dai funzioni e servizi. Oggi il prelievo fiscale è diventato una tecnica per mungere le vacche, e le vacche sono i cittadini che devono essere dissanguati, perché quando noi vediamo che oggi il prelievo fiscale raggiunge dei vertici spaventosi, su ogni busta paga
c'è anche il 50% di prelievo fiscale, che è una cosa inammissibile. E quando noi paghiamo le tasse, questi soldi non è che vanno a finire per le funzioni, spesi per le funzioni dello Stato. Una parte, sì, una minima parte, ma il grosso va a finire nelle tasche degli azionisti della Banca d'Italia. La Banca d'Italia non è un ente pubblico, è una società privata, e gli azionisti sono in gran parte stranieri. Quindi noi paghiamo le tasse per riempire le tasche anche degli arabi che sono entrati recentemente nella Banca d'Italia. Dico, più fessi di così. Dico, oramai ci dobbiamo cominciare a rendere conto che o noi cambiamo le grandi regole o è inutile che facciamo chiacchiere, perché qua si presentano tutti i partiti a chiedere il voto. Io perché sono grato, e torno a dirlo, a Franco Caramanico, che è comunista DS, e a Nicola Cucullo, che è fascista, come tutti sanno, perché si sono stretti la mano su un principio di giustizia. Oramai noi dobbiamo tornare al rispetto degli ideali, mancano gli ideali. Pronto? Buonasera professore, io chiamo dalla provincia di Campobasso. Lieto, mi dica. Precisamente da Ururi, vicino Termoli. Dunque mi fa molto piacere rivederla, ho girato un po' i programmi della televisione. Grazie. Sempre con molto piacere. Ammiro tutto il lavoro che lei sta facendo, le idee, i progetti, la denuncia a questi grandi usurai, al governatore della Banca d'Italia, al Presidente della Repubblica e chi più ne ha. Io sono un dipendente pubblico, ma ecco, di vero cuore io le volevo chiedere, ma effettivamente cosa dobbiamo fare, cosa si può fare? Cioè a questo punto che è una rivoluzione qua. Sì, questa è una rivoluzione ordinata. Io sono il primo a prendere il mitra. No, momento, non è una violenza. La mia rabbia, mi scuso la mi mia permette, rabbia. Mi permette, rabbia. E la rabbia ci deve essere, perché purtroppo... Ecco, siamo pieni di rabbia. Ho sentito la domanda che mi ha preceduto, che quella signora... perseguitata. Ha bisogno effettivamente di aiuto. Io sapevo i soldi, ero il primo di andare là, dico signora, quando le serve? Certo. Ecco. Allora, a questo punto... Che si può fare? Che dobbiamo fare? Ecco, siamo pieni di rabbia, ecco, questa è la mia domanda. Allora, io le dico subito, le vere rivoluzioni non sono quelle che si fanno col mitra, le vere rivoluzioni sono quelle che si fanno a tavolino. Noi siamo per una rivoluzione ordinata, perché... Quando lei ha usato la violenza, andiamo in piazza, io prendo, ti do due pugni, tu me ne dai uno, non perché tu mi hai dato due pugni, hai ragione, e io ne ho dato uno solo, ho torto, no? Noi dobbiamo capire che ci dobbiamo battere usando gli strumenti dello Stato di diritto. Lo Stato di diritto ci mette a disposizione il codice penale, i tribunali. Noi abbiamo detto al tribunale, signori, questi qua per noi sono dei delinquenti. Ettore Torri ha detto, professor Auriti, lei ha dimostrato l'elemento materiale del reato, manca il dolo, perché è stato sempre così, manca l'elemento psico. Ora, di fronte a queste affermazioni, noi dobbiamo insistere, perché i magistrati devono capire, come la Cassazione ha cominciato a capire, perché sul problema dell'anatocismo ha preso delle posizioni, come non ha capito il Tribunale di Chieti, che di fronte ai nostri argomenti ha dissequestrato i SIMEC, perché i SIMEC noi li abbiamo usati per il bene della gente. Noi abbiamo visto che Guardia Grele e Rinata hanno detto, Guardia Grele è diventata la piccola Svizzera, un pensionato è venuto da me, mi ha detto, mi hai raddoppiato la pensione, per me è stato i motivi di orgoglio, però non è, non, questo è il fermento, vedete, l'idea deve camminare, quando l'idea cammina non può fermarsi. Io sono stato molto lieto che per esempio è venuto a Guardia Grele il ministro Fassino, ministro di giustizia, ministro di grazia e giustizia, e il sindaco gli ha detto, guarda che qua noi abbiamo il problema, l'argomento del SIMEC, in cui la moneta è proprietà del portatore, perché è chiaro che il SIMEC cos'è? Un gesto, è un esperimento scientifico, io non potevo cambiare il mondo così dall'inizio, però abbiamo dimostrato la validità della regola scientifica di creare valori monetari senza riserva e proprietà del portatore.
Quindi quando noi abbiamo capito che questo funziona, questo principio, cioè, l'abbiamo collaudato in piccolo, adesso lo possiamo portare in grande. E allora dobbiamo dire ai politici, noi abbiamo bisogno, primo, di risolvere problemi di urgenza. E naturalmente io posso dire a questa signora che mi ha chiamato ora, che noi per quello che possiamo, noi al Borsino Simec a Guardia Grele, largo Botteghe 3, noi siamo a disposizione della gente, noi adesso facciamo il Simec fiscale, noi rimborsiamo per il pagamento delle tasse, per tutto quello che possiamo, rimborsiamo con i Simec. Ora, questo significa operare, fare, risolvere concretamente i problemi. E io condivido quello che ha detto questo ultimo intervento, ha detto, io come ha parlato con la signora mi ha spezzato il cuore, io gli voglio dare un po' di aiuti, di soldi che gli servono. Allora, questi signori, noi mettiamo in evidenza che noi del Borsino Simec siamo in prima linea proprio per fare il reddito di cittadinanza, ma tutti dobbiamo cominciare a capire che se non eliminiamo la moneta debito, il grande usuraio metterà questa signora nelle condizioni. Che cos'è il caso di questa signora? Il caso individuale di tutti i cittadini del terzo mondo. Che cosa significa questo? Che oggi noi siamo dilaniati dal debito, e questo debito non è dovuto, perché noi siamo i proprietari dei soldi nostri, e ci li dobbiamo riprendere questi soldi usando gli strumenti dello Stato di diritto. Io ricordo una battuta che fece il questore di Teramo quando io facevo lezione all'università ad Atri, alla scuola di Atri, e lui venne e mi disse una battuta che mi fece molto piacere, mi disse, professore, lei sta facendo una rivoluzione con rispetto, col permesso del questore. Perché lei mi rispetta la legge, questo è importantissimo, perché se a me mi mettono in galera e mi mettono chiuso, io non posso venire qua a parlare, non posso. Intanto noi abbiamo gettato un fermento culturale attraverso questo messaggio televisivo. È un fermento che comincia a circolare, perché ormai tutti quanti hanno capito che la proprietà della moneta deve essere dei cittadini all'atto dell'emissione. Abbiamo una grande carta da giocare, l'euro. Siccome l'euro è una moneta nuova, emessa da una banca che non è dello Stato italiano, perché è sopra lo Stato, possiamo dire, noi vogliamo che l'euro nasca dai popoli europei. Ora, chi si mette contro questa linea vuol dire che sta dalla parte dei grandi usurai, e noi questo non lo possiamo tollerare. Ecco perché abbiamo detto, noi abbiamo la prova, vogliamo sapere se Fazio è un vero cattolico, quale dice di essere o no. Perché se è un vero cattolico deve adeguarsi a quello che ha detto il Papa, rimettere i debiti. Che vuol dire rimettere i debiti? Eliminare la moneta debito all'atto dell'emissione. Cioè all'atto dell'emissione la moneta va accreditata ai popoli, non addebitata, dichiarata di proprietà dei popoli e non della banca. Questo lo deve dire Fazio, altrimenti vale quella regola di cui parlava Gesù. Gesù disse, è più facile che un cammello entri nella gruna di un ago piuttosto che un ricco vada in paradiso. Questo messaggio noi lo vogliamo ricordare a Fazio, che Fazio domina il mondo della moneta, il mondo dell'economia, è come il sangue nel corpo umano e la moneta per il mercato. Quindi noi non possiamo avere né troppa moneta né troppo poca, ci vuole il senso della misura, come diceva Machiavelli. Quando Machiavelli chiesero qual è il maggiore pregio di un principe, la maggiore qualità, lui dice il senso della misura, e il senso della misura va esercitato essenzialmente sul piano monetario. Qua abbiamo gli usurai al potere. Perché quando Machiavelli parlava, non ancora era nata la Banca d'Inghilterra, è dal 1694 in poi che la moneta circola sul presupposto che è emessa in prestito dalle banche centrali. Dopo la Banca d'Inghilterra è nata la moneta debito, prima c'era moneta proprietà, tanto che io ho detto la differenza che c'è tra il Commonwealth inglese e l'impero romano, essenzialmente monetaria. Chi aveva la moneta d'oro era il padrone dei suoi soldi. Quando invece oggi ho in tasca la moneta carta, mi illudo di essere il proprietario, io sono il debitore, cioè il proprietario provvisorio nei tempi e quantitativi che mi saranno concessi dal grande usuraio che controlla la banca centrale. Pronto?
Telefono da Guglionesi, professor, io non, quel giorno che lei è stata a Guglionesi purtroppo stavo da Padre Pio, quindi col gruppo di preghiera. Hai fatto bene, insomma, io sono pure un ammiratore, un sostenitore di Padre Pio. Lo so, e quindi insomma ogni tanto mi capita di sentire... E l'abbiamo raccomandato pure a Padre Pio, la proprietà popolare della Moneta, sì, lo so. E alla Madonna di Fatima. Ha fatto bene. La supplica alla Madonna di Fatima sarà la supplica che girerà per tutta la settimana contro l'usura. Va bene, volevo dirle, siccome appunto non ho assistito a quella conferenza, vorrei capire un po' come funziona il borsino, cioè praticamente, se ho ben capito, ad esempio un commerciante, no? A un certo punto deve andare ad acquistare da un grossista per rifornirsi, no? Un commerciante di Guardia Grena, il SIMEC, il grossista potrebbe non accettarli. Quindi poi come funziona la cosa? Cioè verranno al borsino, ecco, se mi fa la le dico subito, le dico subito. Buonasera. Ecco, dunque guardi, per rispondere alla sua domanda, io mi rendo conto che l'avviamento del SIMEC non è una cosa che si può fare dall'oggi al domani. E voglio ricordare una battuta. Fu chiesto a un operatore economico, dice: ma tu adesso stai cominciando, come fai tu ad andare avanti così? Perché non sei più avviato, più forte? E allora questo, sai che disse? E disse: sì, è vero che quello che io faccio non serve, ma io faccio una seconda domanda, fece: a che serve un bambino? E sì, ma è che è un bambino che è nato, è un piccolo germoglio, noi l'abbiamo fatto come esperimento scientifico, è chiaro che teoricamente si pongono tutti questi problemi, però rimane il punto fermo che il SIMEC è proprietà del portatore e senza riserva. Naturalmente ha cominciato a circolare e a Guardia Grena ne abbiamo avuto la prova. Ecco perché io ringrazio i guardiesi che hanno partecipato a questo importante esperimento scientifico, perché Guardia Grele può essere la cavia, il modello su quale si possono poi fare delle iniziative più importanti. E adesso posso dire questo, che con il SIMEC fiscale noi già cominciamo a avere dei grossisti che accettano i SIMEC, i primi segni, i grossisti hanno cominciato a capire che anche loro hanno interesse a partecipare all'esperimento del SIMEC. Per esempio, è in via alcuni settori alimentari, adesso cominciano a capire che noi dobbiamo muoverci con i SIMEC. Porto un esempio clamoroso. Noi sappiamo che i surplus di produzione agricole molte volte vengono distrutti. Allora perché vengono distrutti? Per mancanza di soldi, non per mancanza di fame, perché noi abbiamo 50 milioni di uomini che muoiono di fame ogni anno per la rarefazione monetaria, quindi non perché mancano i prodotti agricoli che vengono bruciati in buona parte, quindi ci stanno, ma perché mancano i soldi per comprarla. E allora che cosa avviene? Avviene che questa forma di feroce rarefazione monetaria è programmata. Questa programmazione lede anche gli interessi dei grossisti, perché quando il grossista dice io brucio, allora io dico: senti, se tu devi bruciare una parte del tuo prodotto perché non lo puoi vendere, eccoti SIMEC, dammi il prodotto, almeno se tu bruci non ti rimane in mano niente. Se tu invece vieni incontro e accetti i SIMEC, noi abbiamo la possibilità di creare più vita, perché la gente mangia di più, e più ricchezza nelle mani del grossista, perché il SIMEC comincia ad avere quel valore che è dato dall'avviamento commerciale. Noi abbiamo detto la valore della moneta è come l'elettricità, la dinamo. Se gira crea elettricità, se sta ferma non crea nulla. Ecco perché noi ci auguriamo che il SIMEC venga a circolare dove ce n'è bisogno, essenzialmente nell'Italia meridionale. Il problema del Sud è un problema monetario. Non è vero che il Sud ha problemi di lavoro, no, la gente non lavora non perché manca il lavoro, ma perché è venuto meno la voglia di lavorare, perché uno che più lavora più si indebita.
Oggi quando io prendo il mio stipendio, il 50% va a finire per le tasse, allora mi passa la voglia di lavorare. Quando io vado a fare un'azienda, metto su un'azienda, io mi faccio i calcoli, questo, però a un certo punto noi abbiamo una tale pressione fiscale per cui io trasformo il mio lavoro in debiti. Perché quando io incasso 100.000 lire, quelle 100.000 lire sono insieme 100.000 lire di debito, perché la banca centrale ha emesso prestando e ritira quello che vuole. Quindi è inutile che noi stiamo a dire, se noi non eliminiamo i grandi usurai che stanno al vertice delle banche centrali, non ci potremo mai mettere sulla buona strada per risorgere. Pronto? Professore Auriti, buonasera. Buonasera. Volevo farle una domanda, sono Federico da Grottammare. Volevo dirle, che pezzi sono stati stampati della CIMEC? Del CIMEC? Ma noi avremmo stampati forse per un paio di miliardi. No, la quantità, la qualità, non so, il taglio. Il taglio è 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, sono sette tagli. Sette tagli? Sì. È tutto cartaceo oppure moneta? No, no, è tutta carta con ologramma e filigrana. Ah, ecco. Insomma, abbiamo fatto le cose in modo da curare anche il pericolo della falsificazione. Ai fini del collezionismo, signor Auriti, sono validi? Come no? Sì? Sì, come no? C'è già il collezionismo è avviato del CIMEC, c'è anche le riviste, non solo, ma le voglio dire una cosa, c'è il catalogo delle monete italiane, sì, che è un volume così grosso, importante, con stampato in oro molto ricercato, dove è stato inserito il CIMEC fra le monete italiane. E il Bolaffi? Adesso non le so l'editore, ma so che è il catalogo ufficiale della moneta italiana. Nazionale. Nella moneta italiana, sì, che mette tutte le monete italiane. E ci sono anche le CIMEC. Anche i CIMEC. L'ultima moneta, le ultime tre pagine ci sono i CIMEC riportati a dritto e rovescio. E sono qualificati come monete, cosa che non è avvenuto per altri simboli, come per esempio Bossi ha fatto la lira padana, non è riportata nel catalogo, non ha ufficialità, no, perché non è accettata come moneta. Lì si accetta solamente quella moneta che veramente ha circolato ed ha preso valore sul mercato. Quindi questo è un importante riconoscimento che io sottolineo all'attenzione anche dei collezionisti, anche degli operatori economici. Ecco, proprio per quello ero magari interessato, per sapere se avevano una certa validità sul fatto. Come no? E oramai è sul catalogo ufficiale della moneta. La ringrazio. È riportata con molta cura e con una riproduzione perfetta anche dei colori e di tutto. Mm-hmm. La ringrazio tanto. Prego, prego. Buon lavoro. Grazie. Bene signori, abbiamo raggiunto il termine della nostra conversazione e sono lieto questa sera di aver ripreso questa chiacchierata che ormai ha un po' il sapore di una piccola tradizione di amicizia abruzzese. Buonasera a tutti.